La chiesa qui di San Domenico a Ischia nell'ambito dei festeggiamenti di San Domenico appunto, e questa sera dove la chiesa appunto oggi festeggia il curato d'arte, quindi tutto per caso tra virgolette, anche divino, e dove appunto c'è il divino, c'è il bello, è ospite appunto in questa chiesa grazie anche al voler stare in mezzo a noi. Del parroco canonico Don Giuseppe Nicoletta, appunto è stato invitato il maestro Roberto Bonaventura, che appunto ci parlerà dei suoi testi, del suo amore viscerato verso la nostra Napoli, perché alla fine siamo un po' tutti napoletani, anche se appunto abitiamo qui a Ischia. E come disse appunto Ludovico Dolce, un'opera all'Aretino del 1557, in tutto è posto naturalmente un certo gusto del bello e del brutto. In questo dialogo della pittura, appunto, quest'autore ci voleva dimostrare che dove c'è il bello c'è il brutto e dove c'è il brutto c'è il bello, quindi vanno di pari passo. Quindi buona serata a tutti. Grazie a Carmine, grazie al parroco canonico Don Giuseppe Nicoletta, che a voi ogni anno celebrare questa grande figura di santo anche attraverso momenti di approfondimento culturale e di testimonianza concreta di come vivere poi realmente il Vangelo in contesti sempre più difficili, quali possono essere appunto quelli dell'arte, dello spettacolo, del cinema, del virtuale in generale, che è uno strumento spesso anche demonizzato, ma che offre grandi opportunità anche di santificazione. E per me è stato veramente un grande piacere scoprire appunto su Facebook la figura di Roberto Bonaventura, che per quanto giovanissimo è nato nel 1970, ha un curriculum davvero straordinario, eccezionale, dal punto di vista artistico, perché lui è un produttore, come ama dire, non fa il produttore, è un musicista, non fa il musicista, è un compositore, è un autore, è uno scrittore, è autore di numerosi volumi, alcuni ispirati alla città di Napoli, altri che con poche pennellate, con poche battute che ricordano come Stalin, questo grande pensatore sudamericano, riesce a sintetizzare perle di Vangelo e quindi di verità. Roberto Bonaventura è una scoperta che ci aiuta un po' anche a vivere il nostro presente con più ottimismo. Si facevano prima altre citazioni, a me piace ricorrere a Papa Benedetto che usava spesso questa espressione: inutile e inutile maledire il buio, meglio accendere una fiaccola, un fiammifero, una piccola luce. Ecco, Roberto con la sua arte, con il suo impegno, con la sua testimonianza, per quanto ancora piccola, ha acceso una luce di speranza per la Chiesa, per il mondo, una luce che forse ancora in pochi hanno avuto la possibilità di apprezzare, ma che, ecco, rappresenta quel punto di riferimento, anche, ripeto, in contesti dominati dalla volgarità, dalle scemenze, dai Fedez, dai tanti urlatori che si atteggiano a opinion maker e a cantanti. Ci dice che la verità vince, ci dice che l'amore, quello con la maiuscola, è destinato a segnare nel profondo l'esistenza anche di chi, come i nostri giovani, i nostri figli, pensano che il successo sia qualcosa che vada costruito attraverso gli istinti bassi, attraverso le sciocchezze che ci propina la quotidianità tutti i giorni. Per questo io voglio ringraziare Roberto per aver accolto questo nostro invito,
E consentitemi di chiedervi un omaggio sentito al professor Marcello Paratore, a cui va il nostro applauso, perché il professor Marcello Paratore è un'altra luce che illumina generazioni di studenti napoletani e non solo. È stato insegnante di storia e filosofia. Ti sto dicendo la verità con grande emozione, perché è grande la stima che sento ancora oggi in tanti studenti che hanno avuto la possibilità di attingere alla sua saggezza, per cui era doveroso, ecco, ringraziarla anche della presenza questa sera, nonostante, ecco, le paure, le preoccupazioni. Oggi i cristiani muoiono se sentono uno saluto. Noi eravamo abituati ad esaltare i martiri, San Vito, oggi abbiamo paura anche della nostra ombra. La sua presenza qui è conferma che i cristiani non hanno paura di nulla e stanno qui appunto per vincere il buio. Grazie Roberto, mi fa una risposta. Grazie, buonasera a tutti, vi ringrazio, vi saluto con grande felicità e penso che il caso non esiste, per cui dovevamo incontrarci fuori, siamo qui nella casa di Dio, dove tante volte, in tante chiese, in tanti luoghi, io sono stato a fare compagnia al Signore e oggi insieme a voi cercherò di raccontare qualche cosa che riguarda la mia vita, ma riguarda la vita di ognuno di noi, perché misteriosamente c'è un filo che unisce tutti quanti, in particolar modo i battezzati. E visto e considerato che alle mie spalle c'è uno schermo e potete ben immaginare che presto vedrete qualche cosa, io partirei proprio da un racconto che ha a che vedere con una beata straordinaria, una figura meravigliosa, una donna sarda, Edvige Carboni. Io sono amico, ho la fortuna di essere amico della geografo di questa beata. La conosco perché lui un giorno decise di mandarmi dei suoi libri bellissimi che raccontano in maniera stupenda la vita di questa donna, di questa mistica, di questa stigmatizzata, di questa figura meravigliosa nella sua straordinaria semplicità di donna normale, che ha dovuto accettare di diventare quel che è diventato anche attraverso quei no che talvolta Dio ci offre e noi li possiamo far diventare degli immensi sì. Chi è Edvige Carboni? È una donna che ha saputo, attraverso la sua vita straordinaria, passare su questa terra lasciando qualche cosa di meraviglioso. Siamo andati a girare in Sardegna. Quando io ebbi l'intuizione, l'ispirazione, posso dire, di raccontare di lei, pensai, va bene, ma che cosa posso fare, che cosa posso raccontare di una vita così lunga? È nata nel 1880, è morta oltre il 1950, dove vado a trovare una sosia? Comunque, che mi invento? E mi viene l'idea. Ho raccontato la storia del miracolo che l'ha portata agli onori degli altari. Adesso lo vedrete, dopo vi dirò qualcosa. Penso che sia utile per ognuno di noi. Perché? Perché racconta la storia di un uomo, Antonio Fois, che durante il suo lavoro si ferisce molto gravemente e questo problema al piede degenera per mesi di sofferenze inaudite, passa davanti a tutti i medici, raccoglie tantissimi no, non ci sta niente da fare, alla fine si deve amputare e lui dice, direbbe se fosse stato partenopeo, voglio morire, fatemi morire, e la moglie è disperata perché lui era irremovibile. Tra l'altro questa prova grandissima che il Signore ha messo nella loro famiglia, nella loro vita, ha prodotto degli altri disastri collaterali, perché avevano tre figli, lui era l'unico che lavorava. Il dolore, la sofferenza, non riusciva più a dormire, nessuno riusciva a fare niente. E lei ha raccontato, lui sono dovuto andare a studiare gli atti del processo, e lei in realtà non aveva mai neanche chiesto la guarigione del marito. Perché? Perché si è trovata ad andare tante volte in chiesa, ma l'unica cosa che le è successo era quella di piangere.
Sicuramente quelle lacrime erano già preghiere, chissà che preghiere erano, ma poi un giorno, quando ormai la situazione sembra irreversibile, lui decide di morire, non vuole sapere proprio niente di farsi tagliare la gamba. E anche in questa ostinazione sua c'è il piano di Dio, lo scopriremo piano piano. Lei si trova vicino alla chiesa di San Francesco d'Alghero, abbiamo proprio girato lì, nei luoghi giusti, ambientando tutto nel 1950, periodo in cui avvenne questo miracolo, e un frate le dice: ma oggi ricorre la memoria di questa serva di Dio, ma perché non va in chiesa? Lei aveva altro da fare, si trovava lì chissà per quale motivo. Ebbene, va in chiesa e a un certo punto, al momento dell'elevazione, sente la voce di Edvige. Sono le uniche parole che saranno nel video, non ho voluto metterci parole, tutto il resto è musica, ho composto io la sinfonia che è proprio dedicata a lei, Edvige Carboni Symphony. Queste parole, lei fa quello che le viene detto, quello che le viene suggerito, lo fa senza farsi troppe domande, esegue. In quel preciso istante Dio esegue quel che lei chiede, quindi Dio che si fa piccolo davanti ai piccoli. Non aggiungo altro, suggerirei di abbassare un po' le luci per poterlo vedere meglio, anche perché la fotografia che utilizzo nei miei video è abbastanza caravaggesca, come spesso dico, quindi si gode di più con le luci più basse. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo subito appena finita la visione.